Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa torta Khodrit Kadir. Questa meraviglia è una specialità della cucina araba, in cui una torta al cioccolato diventa la base di un crème caramel. È gustosissima e piacevole al palato. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 700 ml di latte fresco intero, 7 uova, 90 g di zucchero semolato, la scorza di un limone, un cucchiaino di essenza di vaniglia bourbon, 50 ml di acqua e 180 g di zucchero per il caramello. Per prima cosa mettiamo a caramellare lo zucchero in una pentola, poi, aiutandoci con un cucchiaio di legno, lo mescoliamo continuamente finché non raggiungerà un color ambra. Raggiunto il colore ambrato, spegniamo il fuoco, aggiungiamo l'acqua. Attenti ragazzi che schizza molto. Continuiamo a mescolare per bene, sempre con la fiamma spenta. A questo punto trasferiamo il nostro caramello nella teglia dove andremo a fare la nostra torta. Lo togliamo per bene dai bordi con il nostro cucchiaio di legno. Poi, con molta velocità, lo facciamo arrivare su tutti i bordi. Proprio così. Noi abbiamo scaldato per bene la nostra teglia, perché se era fredda il caramello si cristallizzava immediatamente. Invece a noi serve caldo. A questo punto lasciamo il nostro composto da parte. Mentre il nostro caramello si sta raffreddando, ci dedichiamo al budino. E per esso prendiamo una boule bella capiente, ci mettiamo dentro le nostre uova, lo zucchero, le mescoliamo leggermente e nel frattempo aggiungiamo il latte poco alla volta. Continuiamo a mescolare finché non otterremo un composto omogeneo. E dopo aver aggiunto tutto il nostro latte possiamo aggiungere finalmente l'essenza di vaniglia bourbon. E la scorza di limone. Mescoliamo tutto per bene e mettiamo il nostro composto da parte fino al momento del bisogno. Ora possiamo occuparci della base della nostra torta e per essa ci serviranno 110 g di farina 00, 75 g di burro sciolto freddo, 4 uova, 135 g di zucchero semolato, 40 ml di latte e 30 g di cacao amaro. Abbiamo preso una boule bella capiente, ci versiamo le uova e lo zucchero. Prendiamo le nostre fruste elettriche e montiamo il tutto finché non diventa una bella spuma. Raggiunta questa consistenza, togliamo le fruste elettriche e anche l'impasto attaccato. Le mettiamo da parte perché adesso andiamo ad aggiungere le nostre polveri poco alla volta. E mescoliamo il composto con una palettina, con movimenti lenti da sotto verso sopra. Continuiamo così finché non finiamo tutte le nostre polveri. Quando avremo finito di aggiungere tutte le nostre polveri, potremo mettere il latte poco alla volta, mescolando continuamente. Finito di aggiungere anche il nostro latte, prendiamo la ciotolina con il burro, ci mettiamo un po' del nostro impasto, mescoliamo leggermente e aggiungiamo il nostro composto all'impasto. Togliamo l'eccesso con la palettina e mescoliamo tutto per bene. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assemblaggio della nostra torta. Qui con noi abbiamo la teglia di 24 cm di diametro dove precedentemente avevamo messo il nostro caramello e ora procediamo aggiungendo i nostri liquidi. Ora prendiamo un po' dei nostri liquidi e li passiamo in un passino. Continuiamo così finché non li finiamo tutti. Ora ragazzi, arriva la magia.
Trasferiamo sopra il nostro composto di latte, zucchero e uova il nostro composto della torta al cioccolato, sempre aiutandoci con la nostra palettina. Successivamente livelliamo il tutto per bene. A questo punto lo mettiamo un attimo da parte, prendiamo una teglia più grande, riprendiamo la nostra torta, ce la mettiamo sopra, poi versiamo dell'acqua bollente, deve coprire circa 2 cm della nostra teglia. Ora cuociamo la nostra torta a forno normale, 160 gradi, per un'ora. E dopo un'ora di cottura togliamo la nostra torta dalla teglia con l'acqua bollente e la mettiamo su un ripiano a raffreddare finché non raggiungerà la temperatura ambiente. Fatto ciò la copriamo con la pellicola alimentare trasparente e la lasciamo a riposare in frigo per almeno 6 ore, ma noi consigliamo tutta la notte. E dopo una notte di riposo in frigo prendiamo la nostra pellicola alimentare trasparente, la mettiamo da parte e, aiutandoci con una palettina, andiamo a staccare i bordi dalla teglia. Poi mettiamo sopra la nostra teglia un piatto da portata che è più grande, poi con un movimento veloce giriamo la nostra torta. Magnifico! E ora piano piano togliamo la nostra teglia. Ed ecco qui la nostra torta, ragazzi! Guardate che meraviglia! Ora la dobbiamo lasciare così, in modo che la torta al cioccolato sotto si inzuppi per bene del caramello. Ma guardate che meraviglia di una torta che ci è venuta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa meraviglia di una torta. Mamma mia ragazzi, è qualcosa di favoloso. Vi ricordate prima che tutto intorno c'era quel favoloso laghetto di caramello? Ecco! Quella parte lì l'ha assorbita tutto il nostro pan di Spagna al cioccolato, che ha assunto un sapore stupendo, che contrasta con il cioccolato. Poi c'è il budino, ragazzi, però mi viene la colina in bocca a descriverlo. È qualcosa di meraviglioso, perché si sente perfettamente la vaniglia e il limone e si scioglie in bocca. Infine c'è quest'ultimo strato di caramello, che va ad addolcire e completare il tutto. Insomma, ragazzi, è veramente una torta meravigliosa, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando attivate la campanella!